Ed eccoci amici di Rete 8, bentornati nella mia cucina. Vi ringrazio che mi state seguendo, spero veramente di non deludervi, di riuscire ogni giorno a tenervi compagnia, a portare un piccolo raggio di sole nelle vostre cucine, perché no, anche nelle vostre vite. Io lo dico sempre, il cibo è vita, la cucina è vita, stiamo a casa, approfittiamo di questo periodo per riscoprire la passione per i fornelli, per la cucina, per i dolci. Veramente si possono fare tante cose e dobbiamo ringraziare le tante attività che stanno facendo le consegne a domicilio, evitando di farci uscire anche per comprare insomma quello che ci serve. Quindi mi raccomando, cerchiamo di organizzarci. Io ad esempio sto facendo la spesa una volta a settimana a domicilio e devo dire che mi trovo veramente benissimo. Spero che tutti voi stiate bene. Detto questo, anche oggi vi propongo una ricetta di recupero. Voi sapete che io veramente odio buttare tutto quanto avanza in cucina. Ho realizzato anch'io delle zeppole per la festa del papà e chiaramente non ho fatto la ricetta qui in trasmissione, però mi è avanzata della crema pasticcera e mi sono avanzate anche delle amarene, che sono queste che utilizziamo il più delle volte per guarnire le nostre zeppole. Quindi ho pensato di realizzare una sbriciolata mettendo all'interno la crema che mi è avanzata e, perché no, anche qualche amarena. Non so, vi devo dire, è la prima volta che faccio questa ricetta, non so come verrà, ma noi proviamo insieme, di sicuro sarà gustosa e ottima per fare una prima colazione. Allora, gli ingredienti sono veramente semplicissimi. Io intanto inizio con le mie operazioni. C'è bisogno solamente di un uovo, davvero un uovo solo, quindi io andrò a fare una frolla molto leggera con un solo uovo. Ecco, lo sbattiamo, ma in maniera veramente molto così, molto grossolana. E aggiungiamo subito lo zucchero, che se non sbaglio sono 100 grammi. Poi comunque vi ricordo che a fine puntata trovate la ricetta. Ecco qui, uova e zucchero, facciamo amalgamare bene. Questa è una base veramente molto molto versatile, che si può utilizzare anche per fare una crostata, potete mettere all'interno il classico ripieno fatto di ricotta e cioccolato, insomma veramente, poi de gustibus, lo diciamo sempre, non disputandum est, ognuno la può farcire come meglio crede. A questo punto andiamo con una grattatina di scorza di limone. La mia crema è già aromatizzata con la scorza di limone, io però adoro moltissimo il profumo del limone, mi piace davvero tanto e quindi insomma abbondo. Questa cosa è facoltativa, potete mettere anche in alternativa una bustina di vanillina, ancora meglio se utilizzate delle bacche di vaniglia, solo che chiaramente in questo periodo magari si fa un po' fatica ad avere tutti gli ingredienti a disposizione. Quindi io opto per questo limone che giaceva in frigo da un po', però insomma il profumo arriva e quindi penso che riesca a conferire anche alla mia sbriciolata tutto il gusto. Quindi zucchero, limone e un uovo. Diamo una mescolata. A questo punto io aggiungo il burro che ho fatto sciogliere nel forno a microonde. In realtà, per fare una frolla fatta bene, adesso Angelo Di Masso mi rimproverà, il burro andrebbe meno liquido, sarebbe meglio, ma io adesso non mi sono saputa regolare, speriamo esca bene. Ciao Angelo, mi manchi tantissimo, mi mancano i tuoi dolci, come stai chef? Spero di venire presto a trovarti perché veramente ho bisogno delle tue ricette, dei tuoi dolci fantastici. Ecco, vedete? Qui abbiamo... Ecco, io sto utilizzando un contenitore perché sapete che non amo sporcare, quindi non è detto che se insomma manca la spianatoia non si possa fare un dolce, quindi optiamo per il classico contenitore. Ecco, a questo punto poi dovrò utilizzare le mani per impastare e aggiungo anche il lievito, che in realtà andrebbe setacciato con la farina, adesso non l'ho fatto e lo metto alla fine. Diamo una mescolata. Adesso vado con le mani. Ecco, io sto utilizzando, potete vederlo dal colore, questa è una farina tipo 2, perché a me piace proprio questo tipo di farina e io insomma a me la 00 non mi fa impazzire, vi dico la verità, anche se so che per la pasticceria si utilizza molto e garantisce ottimi risultati. Io sto utilizzando una farina un po' più scura, un po' più grezza, anche perché avevo questa in dispensa, quindi non sogno minimamente di uscire per comprare la farina, quindi andiamo con ciò che abbiamo a casa. E vedete, ecco, possiamo dire che la frolla praticamente è già pronta. La passo un attimo qui giusto per farvi vedere la consistenza, però il risultato deve essere questo, vedete? Un panetto abbastanza compatto, vedete?
Eccolo qui. E abbiamo la nostra frolla, bella e pronta. A questo punto la nostra frolla è pronta, prendiamo un contenitore, uno stampo per dolci, questo è del diametro di 24 cm, poi se l'avete più grande, più piccolino, insomma vi uscirà magari un po' più sottile, va bene lo stesso. Io chiaramente metto, come sapete, la carta da forno e tolgo via un pezzetto di impasto con il quale andrò a fare le briciole da mettere sopra e la restante parte la schiaccio sul fondo in modo da creare proprio la nostra base del dolce. Guardate, vi posso assicurare che questo è un dolce che faccio sempre all'ultimo momento. Quando mi invitano ai compleanni, mi dicono magari se posso portare qualcosa, faccio sempre questa perché è veramente velocissima. Io oggi ho della crema pasticcera che ho preparato nei giorni scorsi, però potete anche mettere della semplice Nutella perché ai bambini piace tantissimo la sbriciolata con la Nutella. Beh, credo che ognuno di voi a casa la sappia fare, però insomma io devo dire che mettendo un uovo solo in questa base rendo questa ricetta molto più leggera e meno carica. E con questa base si possono fare tante cose, ad esempio potete mettere anche della scrocchiata, della marmellata d'uva che a me piace tantissimo e ci sta veramente bene, oppure potete mettere del mascarpone e delle mele, pure esce veramente benissimo in questo modo, insomma veramente a fantasia, poi possiamo farcire in mille modi. Come vi dicevo anche prima, un'ottima farcitura che piace anche molto ai miei bambini è mettere praticamente della ricotta e delle gocce di cioccolato, una ricotta che poi io di solito vado anche un po' ad ammorbidire con un pochino di aurum che dà veramente un tocco, un gusto tutto abruzzese. Allora, a questo punto ci siamo, che facciamo? Mettiamo la nostra crema pasticcera qui all'interno, questa non è moltissima però insomma noi dobbiamo recuperare tutto, quindi utilizziamo quello che abbiamo. Vedete, anche per fare la crema pasticcera io, non avendo la maizena e non avendo neanche un po' farina di riso, nulla, ho utilizzato per addensare la farina di tipo 2 ed infatti anche la crema è venuta un pochino più scura, però insomma ci adattiamo con quello che abbiamo, questa è la cosa importante, riuscire ad ottimizzare tutte le nostre risorse senza buttare via nulla. Una volta fatta questa operazione procediamo con le nostre amarene. Io metto prima un po' di succo di amarena qui, perché secondo me ci sta veramente bene. Queste sono le amarene che ho utilizzato per la festa del papà e le avevo in dispensa, pensate un po', dall'anno scorso, perché chiaramente questo è un prodotto che insomma non è soggetto a rovinarsi, quindi dura parecchio tempo, insomma sono immerse nello zucchero, in questo sciroppo delizioso. Facciamo un po' così in maniera irregolare. A questo punto prendiamo il nostro impasto e aggiungiamo della farina. Cerchiamo di indurirlo un po' perché dobbiamo andare a creare delle briciole che possano coprire la nostra sbriciolata. E quindi in maniera veramente molto casuale andiamo a ricoprire la nostra torta, la nostra sbriciolata, con queste briciole, facciamo così. Qui io faccio sempre a occhio, non ho pesato quante briciole lascio, però un po' meno di metà, dovete lasciare un po' meno di metà d'impasto per poter riuscire a coprire tutta la vostra torta. Veramente facilissima questa, facile però di solito insomma ha sempre grande successo, molto buona, una base veramente versatile. Ecco, una volta fatta questa operazione io ho pensato di arricchire con delle gustosissime amarene che vado a mettere un po' qua e là per guarnire la nostra torta. Vado con le mani perché insomma in cucina non si può fare a meno delle mani. Ecco qua. Sapete che devo spargere tutto in maniera molto democratica. Eccola qui, la nostra torta, la nostra sbriciolata con crema pasticcera e amarene. A questo punto andiamo in forno per circa 15 minuti a 180 gradi.
Ed eccola qui, appena sfornata, la nostra sbriciolata con crema pasticcera ed amarene. È venuta veramente bene a questo punto che facciamo. Io adoro lo zucchero a velo. Spolveriamo leggermente con un po' di zucchero a velo, senza esagerare perché comunque già questa torta è molto dolce, essendoci sia diciamo il dolce delle amarene, ma insomma anche una bella parte di zucchero all'interno. Quindi solo per dare veramente una leggera decorata, un tocco romantico, non lo so, io credo che lo zucchero a velo renda tutto più bello, ecco. Io purtroppo ho strumenti molto datati nella mia cucina come questo, però devo dire che sono sempre funzionali. Ed eccola qui. Ci siamo. Perfetta per fare una prima colazione, per fare una merenda, insomma perfetta per questi giorni. Mi raccomando, rifate questa ricetta a casa, fatemi sapere come andate e mandatemi le vostre foto, le foto dei piatti che realizzate nelle vostre cucine. Io sarò ben lieta di pubblicarli a fine puntata. Mandateli tutti sulla nostra pagina Chef in Cucina Rete 8. Io vi aspetto tutti i giorni su Rete 8 con le ricette da casa mia. A domani.